appuntamento con Studio Tele 4, chiudiamo una puntata particolarmente divertente e curiosa, divertente nel senso etimologico del termine, con Spartaco Barbo, che è il capo allenatore della squadra nazionale italiana di canottaggio Under 23, specialità non olimpiche. Ma scrive la Bert Muller sti cose. Vabbè. Grazie per essere venuto a trovarci, oltretutto in un periodo abbastanza, insomma, questa è la stagione vostra, insomma, in qualche modo. Siamo in pieno svolgimento di manifestazioni internazionali. Approfitto per ringraziarle per l'invito e saluto tutti i telespettatori. E in effetti non è complessa come Come sembra, sembra, ho ma la capito. dicitura esatta è capo allenatore della squadra nazionale Under 23 maschile e delle specialità non olimpiche. Cosa significa le specialità non olimpiche, per esempio, Allora, nel giusto per... quadro delle manifestazioni di tutte le specialità del canottaggio ci sono alcune manifestazioni, alcune specialità che non partecipano al programma Ah, ho olimpico e capito. io sono responsabile di quelle imbarcazioni lì. Frustra un pochettino sta cosa di non andare alle Olimpiadi, eccetera, o si tratta comunque di specialità che non impediscono poi magari all'atleta di partecipare in un'altra specialità? Ci sono È una bella domanda domande. questa, perché siamo in un momento molto caldo di questa decisione. La FISA, ma soprattutto il CIO, sta chiedendo alla nostra federazione internazionale, alla FISA, appunto di comprimere il nostro programma. E non per nulla, ultimamente ho partecipato adesso a Glasgow, al campionato europeo assoluto, e ho partecipato a una conferenza dove si sta discutendo di togliere ancora alcune specialità, soprattutto dei pesi leggeri maschili. Questo perché il nostro programma è ampio, per evitare dei doppioni di gare, ad esempio faccio l'esempio del doppio pesi leggeri con il doppio assoluto, che magari dei neofiti non sono a conoscenza delle differenze, però è una differenza sostanziale di peso, e per far spazio a specialità femminile e soprattutto per comprimere di più la squadra che partecipa alle Olimpiadi nel canottaggio, che sono una delle più Ho numerose. capito, questo è un bene o un male? Non È si... un male. È un male soprattutto per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, perché e poi la Io credo che la maggior parte della popolazione mondiale non sia fatta da persone oltre i 2 metri, oltre i 100 kg, sia un Cosa mi normotipo. dice di... E anche perché la nostra federazione internazionale, anche gli italiani, in questi anni ha sempre spinto per un canottaggio per tutti. E Sì. abbiamo mandato dei tecnici in giro per il mondo, soprattutto in paesi emergenti, America Latina, orientali, per far sì che il canottaggio sia conosciuto a livello mondiale, e adesso invece c'è una retromarcia importante. Del resto io seguo poco queste cose, però quando c'è di mezzo il CIO, in genere sono sempre... c'è una cosa, approfitto per raccontarla, per dare l'idea anche con che gente avete a che fare. Negli Olimpiadi del 1936 a Berlino, una delle ultime gare di atletica venne vinta da un atleta coreano. Siccome quella volta la Corea era sotto il Giappone, non ho capito bene, insomma, la dicitura del nome di questo vincitore era scritta nell'albo d'oro del muro dello stadio di Berlino, la scrissero in coreano, in giapponese. Giovanni. Boh. Arriva la guerra, bombardano lo stadio di Berlino, lo stadio di Berlino viene ricostruito, si ricostruisce il muro con i nomi degli atleti, il coreano dice: oh, siccome nel frattempo non siamo più sotto il Giappone, cioè, potete scriverlo con la grafia coreana? No, gliel'hanno messa con la grafia, quindi sono queste cose poi che fanno anche le... Vabbè, comunque. Trieste ha una tradizione super. Trieste è una delle città che fornisce più atleti alle squadre nazionali di canottaggio da sempre e non per nulla ci sono diverse società ultracentenarie a Trieste che hanno partecipato alla fondazione della Federazione Italiana Canottaggio, ricordo la ginnastica triestina 1863, il circolo canottieri Saturnia 1864, canottieri Trieste, canottieri Adria, veramente a Trieste si è sempre respirato e si è praticato il canottaggio di altissimo Adesso profilo. peraltro non so, c'è questa mostra al Museo Istriano dove si parla appunto del mare e sport, e c'è anche adesso non vorrei sbagliare, c'è come si chiama, un'imbarcazione delle Olimpiadi di Amsterdam del 1928, adesso non so, non Molto mi probabilmente ci sarà ricordo, il 4 con della sì, Pulino che vinse la è medaglia. questa, difatti è questa qua. Fa un po' impressione vederla in un luogo che non è quello di una società Consueta. consueta, però insomma ti rende anche un po' orgoglioso di questa tradizione oggettivamente, che continua. Continua. Il canottaggio posso dire senza ombra di smentita che il canottaggio triestino nel Friuli Venezia Giulia sta vivendo un ottimo momento.
Abbiamo delle società che stanno lavorando molto bene, danno molto spazio ai giovani, difatti abbiamo degli ottimi atleti che vestono ogni anno la maglia della nazionale, le varie maglie nazionali, dalla juniores, dalla più giovane, dalla juniores alle under 23 all'assoluto, ma soprattutto si pratica il canottaggio a tutte le età. Questo è molto bello, perché il canottaggio è uno sport che puoi farlo dagli 8 anni ai 100 anni. Ma dipende anche, adesso io ripeto, se dico delle fesserie contraddittemi subito, perché la conformazione, mettiamola così, del mare, del Golfo di Trieste, eccetera, favorisce in qualche modo queste eccellenze? No, sicuramente no. Il canottaggio olimpico ha bisogno di acqua piatta, di acqua ferma. Okay. E noi lavoriamo invece in acqua che ha continua evoluzione e non l'ultima labora, ma questa è una difficoltà che non ha mai fermato il canottiere triestino, anzi ha dato stimolo e ha dato far sì che acquisisca delle capacità, delle competenze importanti. Ho capito. Laddove per esempio qualche anno fa è sorta insomma questa nuova disciplina, Costa Rowing. Ecco, è anche là, cioè, subito. Devo dire... che il Circolo Canottieri di Saturnia, di cui sono direttore tecnico, subito abbiamo creduto in questa nuova specialità e ci siamo buttati, e con grandi risultati. Con orgoglio dico che il Circolo Canottieri di Saturnia di Trieste è il primo circolo al mondo per risultati in questi ultimi quinquennio. Che cosa significa un circolo? Cioè, non è solo, credo, una società sportiva, no? Credo sia qualcosa di una seconda casa. Difatti il gergo test giusto, il termine giusto è canottiera. La canottiera è già lo stabile, la casa dove ci sono le barche, dove sono ricoverate le imbarcazioni e i remi, ed è un punto di ritrovo, perché lo vivi dalla mattina alle 5 alla sera alle 9. Se non pratichi il canottaggio puoi praticare altre cose, puoi stare semplicemente in società, a contatto con i giovani, puoi giocare a bocce, puoi fare qualsiasi, però è un momento di grande condivisione sociale. Ed essere socio, membro di uno delle canottiere è qualcosa di orgoglioso, di essere... I soci sono sempre molto orgogliosi di essere appartenere a questa realtà. È vero anche che è una tradizione che si passa, diciamo così, anche di famiglia in famiglia? Sì, soprattutto a Trieste è una forte tradizione di passaggio, di tramandare da padre in figlio la passione per il canottaggio, per il mare e per le barche. Che non è uno sport semplice, perché è uno sport anche abbastanza faticoso, insomma. È uno sport complesso dal punto di vista coordinativo. E vengono richieste delle coordinazioni fine, perché devi gestire un mezzo, che è la barca e i remi, in un liquido che è in continua evoluzione. Dunque, in più, non lo fai singolarmente, o lo puoi fare meglio singolarmente, lo puoi fare in doppio, in quattro e in otto. E dunque, come puoi immaginare, amalgamare persone diverse, con diverse tipologie, con diverse coordinazioni insieme, un equipaggio che deve andare all'unisono per esprimere la massima velocità, non è cosa facile. Ecco, per esempio, un equipaggio di un 8, devono avere comunque delle caratteristiche fisiche uguali per garantire appunto che l'imbarcazione venga spinta meglio? È necessario questo. Poi fare, come si dice, una scarpa, un zoccolo, insomma. Il canottiere risponde a delle esigenze morfologiche, fisiche e fisiologiche. A seconda della specialità in cui si esercita, in cui esprime la propria azione sportiva, richiede alcune caratteristiche. L'otto, a livello mondiale assoluto, di norma, è richiesto una forza esplosiva importantissima, un'applicazione di forza massima in pochissimo tempo, perché le contrazioni muscolari sono brevissime, il tempo in cui il remo sta in acqua è brevissimo e deve essere applicato dei picchi di forza estremi. Ho capito. Dunque, per l'otto sono richieste queste caratteristiche, per il singolo invece sono richieste delle peculiarità diverse, resistenza, grande endurance, grande resistenza mentale, perché la gara dura di più, il tempo in cui il remo sta in acqua è molto di più. La forza resistenza richiesta è importante, ogni barca ha la sua tipologia di atleta. Chi eccelle nell'otto, mettiamo, può eccellere anche da solo, eccetera, o non è così? Non è così matematico. Chi eccede nell'otto probabilmente riesce ad andare veloce in quattro senza, anche nel due senza,
difficilmente un grande singolista a livello mondiale riesce a non essere un grande componente di un otto vincente a livello mondiale. E per tutta una serie di Sì, che ragioni, abbiamo eccetera. detto E poc'anzi. l'allenamento, no? Beh, certamente l'allenamento è andare fuori con l'imbarcazione, ma credo che non sia solo No, questo, no? assolutamente. L'allenamento del canottiere è un allenamento complesso. È coordinato in tutte le sue molteplici vesti. Il canottiere deve avere una grande capacità aerobica, una grande resistenza, una grande forza resistenza e deve essere molto forte a livello di espressione di forza massima. Per questo le esercitazioni, la maggior parte delle esercitazioni del canottiere vengono svolte a secco durante il periodo invernale, ma anche durante il periodo di gara le esercitazioni a secco di muscolazione vengono portate avanti. Vengono fatte delle grandi sedute di corsa, di resistenza o alternata, visto la tipicità dell'atleta nel canottaggio che è grande, morfologicamente anche abbastanza pesante, per non andare a influire sulle strutture osteoarticolari, si possono sostituire sedute di corsa con le sedute di bicicletta o di nuoto. Grande sedute al remergometro, che è un simulatore della Capito? palata, dove oltre che essere un ottimo condizionamento fisiologico, è anche un ottimo mezzo per testare le capacità degli atleti. E la barca, e naturalmente i pesi. C'è una sorta di le gare quanto durano più o Le meno? gare, la distanza canonica sono sui 2000 metri, 2 km. sì, distanza olimpica. Tempi E si va dai, ormai oggi come oggi, un singolista forte che emerge nel mondo intorno ai 6,45 per Ah, arrivare a 7 ok. minuti, un 8 a 5 minuti e 20. E tanto anche qua qualcuno potrebbe dire, beh, in fin dei conti è poco, però immagino che la concentrazione Massima. in quei 5, quindi può essere o paragonabile a 2 secondi o paragonabile a ore, nel Sì. senso. Sì, e poi come dice lei, la concentrazione richiesta è massima e l'energia a disposizione dell'atleta deve essere veramente bene equilibrata in tutto il super, in tutti i 2000 metri. Quando noi parliamo di canottaggio, o comunque forse magari è un termine che noi utilizziamo delle volte anche sbagliando, probabilmente, no? Però chissà perché c'è questa immagine quasi più romantica che ci arriva, non so, dall'Inghilterra, no? Dove le gare sono, chissà perché, quando uno pensa alle gare tra Cambridge e Oxford, eccetera. Lì cambia un pochettino la cosa, cioè come posso dire, significa accostare in maniera diversa anche lo sport, Sì, eccetera. sicuramente nei paesi anglosassoni il canottaggio è uno, se non credo che sia il secondo sport per praticanti, riveste un'importanza dal punto di vista della visibilità in Inghilterra, Nuova Zelanda, Australia, Sì, in quelli, diciamo America. così, nel Commonwealth, Sì, ecco, insomma. il canottaggio è qualcosa di, è uno sport elitario e anche le gare si svolgono non sempre nei contesti classici, nei laghi, ma anche sui fiumi, dove la giornata è dedicata al canottaggio e tutte le famiglie passano la giornata in riva al fiume a guardare le sfide delle varie università o dei vari college. Sì, è un concetto completamente Completamente diverso dal diverso. nostro. Agonisticamente, poi, questa diversità di approccio viene Sì, fuori. è molto pagante. Molto pagante, le dico ad esempio, le nostre squadre giovanili italiane sono fra le prime al mondo, questo da parecchio tempo. Mentre facciamo, non dico fatica, siamo fra i migliori al mondo a livello assoluto, ma con grande difficoltà, perché uno, i numeri in Italia di praticanti sono completamente diversi da quelli dei paesi anglosassoni, ma soprattutto perché in Inghilterra, in America, in tutti quei paesi lì, l'approccio al canottaggio viene dopo aver fatto mille altri sport. Ho capito. E allora viene affrontato molte volte, la maggior parte delle volte, atleti olimpici anche incontrano il canottaggio quando cominciano il college o Sì, l'università, sì, sì, sì. dopo aver fatto un percorso motorio completamente diverso e ampio. Tanto mi sembra che Steve Redgrave sia Sera addirittura, no? Sì, Perché là poi. ha vinto 5 medaglie d'oro a Vabbè, quindi 5 non ci manifestazioni mancherebbe altro olimpiadi. che non lo fosse, insomma. Giovani. Giovani, canottaggio e scuola. Organizzazione, mi viene da dire subito usare il termine organizzazione. Bisogna essere bravi e essere molto motivati a trovare i giusti spazi per poter fare e svolgere tutte e due
tutti e due i programmi, così diciamo, in maniera importante e seria. C'è un rapporto fra voi, insomma, fra le società, diciamo così, e la scuola, il mondo della scuola? Sì, la nostra federazione è una delle prime federazioni che ha sposato il progetto scuola e sport di alto livello, adesso anche con il CONI, che sta lavorando molto bene, il presidente Malagò. A Trieste siamo stati in Friuli Venezia Giulia nel 1992, una delle regioni pilota per entrare nelle scuole con il canottaggio, e da lì abbiamo avuto una grandissima risposta, una grandissima partecipazione. Tutte le società cittadine lavorano con le scuole primarie e secondarie, dove portiamo i nostri emergometri, facciamo vedere le nostre società, i ragazzi con gli insegnanti, con l'appoggio degli insegnanti di educazione fisica, vengono in società. Questo è buono. Molto buono. E questa è la nostra vetrina d'eccellenza. Le volevo chiedere una cosa che chiedo, ho chiesto anche prima, in maniera leggermente diversa, ma io mi pongo questo problema qua, no? Allora, mettiamo, un ragazzino incomincia a fare uno sport, stiamo sul generale magari, no? Comincia a fare uno sport. Si vede che questo sport da un lato gli piace, si vede anche che questo ragazzino è bravo, nel senso... Potrebbe però darsi che questo ragazzino non abbia voglia di farlo da un punto di vista agonistico. Che cosa scatta nel... ha capito dove... Ma questa sicuramente è una domanda che ad oggi calza a pennello. Non mi considero vecchio, mi considero esperto come tecnico, e ho visto negli ultimi 25 anni un cambiamento dell'approccio allo sport. Come dice lei, i ragazzi vengono in società, vengono in canottiera per provare il canottaggio, si appassionano, però dicono: ma guarda, io non voglio allenarmi ogni giorno, voglio rimanere nell'ambiente. Ok, le società sono state brave in questo a trovare una corsia, offrire una corsia a questo tipo di ragazzi che vogliono stare bene, praticare il canottaggio non a livello agonistico e frequentare il circolo. È fattibile. È fattibile, sì. questo è bellissimo, perché significa anche, perché magari qualcuno potrebbe anche non essere in grado di sopportare la tensione che l'agonismo porta con sé, e che deve portare con sé per certi aspetti. Certo. Io sono insegnante di educazione fisica. E la prima cosa che mi ha detto il mio rettore, ha detto: lei è un educatore fisico, e questo lo sento mio. Io credo che sia giusto insegnare il piacere di fare attività motorie e fare dello sport. Dopo, ognuno di noi prende la propria strada e sceglie la strada, quella dell'agonismo, quella di praticarlo, ma l'importante è fare qualcosa. L'importante sì, è farlo divertendosi o comunque... Poi stare in un ambiente positivo, che può essere sicuramente un ambiente agonistico. Ti spinge, ti porta a pensare all'eccellenza, però l'eccellenza è rapportata sempre a ognuno di noi. Sì, appunto, questo fa capire anche probabilmente perché certi circoli, certe società hanno successo, perché secondo me questo è essere eventualmente proprio educatori, ecco, insomma, non soltanto allenatori. Abbiamo meno di un minuto di tempo, prossimi appuntamenti agonistici quali sono? Questa è una settimana caldissima, siamo appena entrati nel Mondiale Under 23 e del campionato europeo, dove l'Italia ha primeggiato. Siamo nel Mondiale Under 23, siamo stati la prima nazione come numero di medaglie vinte. Triestini si sono fatti ben volere, hanno conquistato oltre 4 medaglie, di cui una d'oro e una d'oro, campionessa del mondo Stefania Butignon della canottiera di Timavo, e 4 medaglie di bronzo i ragazzi del ciclo canottiera di Saturnia. Che da sempre meo è quella d'argento, secondo me, ma questo è un altro discorso. All'Europeo la scorsa settimana Martini Simone, tesserato per Padova, però si allena al canottiera di Saturnia da ormai 4 anni, è arrivato sesto in finale del doppio. E questo fine settimana ci sono i mondiali juniores di Racicia, dove ci sono 2 ragazze della nostra regione che partecipano, e in più ci sono i mondiali universitari di Shanghai. Ecco, questo mi piace sempre ricordarlo. Il canottiere è uno sportivo studente. Sì. Io mi fregio dell'orgoglio e dell'onore di avere in squadra i miei segno, che sono tutti iscritti all'università o laureati, che riescono a conciliare benissimo la carriera agonistica di altissimo profilo con una carriera di studi di alto profilo. Grazie allora davvero per essere stato con noi, come si dice, anche in bocca al lupo anche a voi, no? Non ci sono termini particolari. Grazie davvero a Spartaco Barbo, capo allenatore della nazionale italiana Under 23,
specialità non olimpiche. Dopo la pubblicità, sì, dopo la pubblicità, tra un po' il telegiornale delle 19:30. Grazie a tutti, a dopo.